Abbiamo presentato questa mattina la petizione no linea San Giobbe e San Giuliano, non la vogliamo, tutti i residenti hanno firmato, più di 500, poi ci sono anche quelli di San Giuliano che hanno presentato una loro petizione. Da un lato il comitato di Cannaregio, dall'altro quello di San Giuliano, in mezzo un tratto di laguna che chi ha firmato la petizione a Venezia o a Mestre teme possa trasformarsi in una nuova rotta del turismo di massa. L'amministrazione ha messo un pontile provvisorio per i collegamenti e non vorremmo che quel pontile provvisorio sia un collegamento definitivo che da San Giuliano porta ancora una massa di gente a Venezia con il turismo. Per quanto riguarda invece San Giuliano è lo stravolgimento ulteriore di quella che era stata definita all'origine dall'architetto Di Mauro, creatore della zona di San Giuliano, destinata in origine ad essere il polmone verde di Mestre. C'è poi anche la questione Motondoso, che aumenterebbe inevitabilmente con l'aumentare dei lancioni. Il canale di San Secondo è ancora molto frequentato dalle remiere sia di Mestre che di Venezia. È una giunta che sta mandando ulteriormente allo sbando Motondoso, quindi acqua e terra e soprattutto abitanti, perché la qualità della vita della città sta peggiorando sempre più. Vogliamo assolutamente essere ascoltati, perché siamo residenti di Venezia da sempre e vogliamo valere qualcosa possibilmente.